Mister Giorgio Addesi, era una partita da tripla. Sì, sapevamo di venire in un campo difficile, il risultato è stato in bilico fino alla fine, potevamo vincere noi, potevano vincere loro. Dispiace per aver preso due gol su palla inattiva, però a parte questi due episodi non posso rimproverare niente ai miei. Nel filogaso è piaciuta la tattica 1-2 palla in profondità per il goleador Cannitello. Sì, proviamo a muovere palla velocemente per renderla aperta e quindi arrivare davanti e con Cannitello e gli altri cercare di metterli nelle migliori condizioni e finora si è sempre fatto trovare pronto. In casa o fuori è una squadra che ha carattere e personalità e non soffre alcun timore reverenziale. No, la squadra è stata costruita per giocare a calcio, per esprimere le proprie idee e penso si sia visto pure oggi in campo. Abbiamo cercato sempre di muovere la palla bene, con i tempi giusti, da un lato dall'altro, attaccato la profondità quando il Borgo Recanico ce l'ha permesso. Ripeto, dispiace per il risultato, ma rimane la prestazione. Giuseppe Cannitello, l'incubo notturno dei portieri, anche oggi al Campoli ha portato addirittura in vantaggio la sua squadra. Sì, buonasera. È stato proprio così, siamo andati in vantaggio, però peccato poi perché abbiamo preso due gol di calcio d'angolo. Sono stati molto bravi loro a tenere il campo. È stata una bella partita, potevamo vincere entrambe le squadre, però alla fine sicuramente sono stati più bravi loro, si è andata così. Il filogaso conta molto sui gol del suo goleador per poter dire la sua in questo campionato? Sì, diciamo che su di me contano molto, però oggi siamo stati condizionati anche da assenze pesanti perché il reparto offensivo mancavano due grandi giocatori che sono Mercadante e Macri, quindi già eravamo un po' rimareggiati perché sono 3 settimane che giochiamo sempre gli stessi per via di infortuni e roba varia e speriamo di ritrovarli al più presto perché abbiamo bisogno anche dei loro gol. Ma il centrocampo ha filtrato una serie di palle gol. Sì, però purtroppo secondo me abbiamo giocato bene anche a centrocampo, abbiamo recuperato bene, girato la palla, però alla fine loro sono stati bravi a sfruttare due palle inattive. Quindi poteva vincere anche il filogaso, secondo il mio modesto punto di vista. Secondo me sì, sull'1-1 abbiamo avuto una palla gol in aria, 3 contro 1, abbiamo preferito tirare anziché metterla, potevamo fare il 2-1, la squadra esperta la fa il 2-1, magari noi giochiamo con molti giovani e ci ha punito questo fattore. Allora, è stata una bella partita, non sono un professore, non mi sento tale. Sicuramente stiamo cercando di costruire qualcosa di importante con questi ragazzi. Siamo partiti probabilmente, forse perché per i nostri conoscitori di calcio della zona non abbiamo preso 15-16 giocatori, perché salendo di categoria magari sarebbe stato facile trovare giocatori che provenivano dalla promozione o dall'eccellenza e via dicendo. Noi abbiamo semplicemente cercato di tenere più ragazzi possibili del gruppo dell'anno scorso che ci ha permesso di raggiungere la promozione, quindi molte cose già le sappiamo dall'anno scorso, qualche altra cosa ci stiamo lavorando, quindi sono contentissimo perché oggi abbiamo affrontato davvero una squadra forte, forte. Vincere contro di loro dopo essere passati in svantaggio dopo 50 secondi vuol dire che sicuramente qualsiasi altra squadra sarebbe andata in apnea. No, noi sapevamo della loro forza, li temevamo come temiamo tutti, partite facili non ce ne sono, però evidentemente il nostro preparatore atletico ha lavorato bene perché se dopo la partita dura di sabato a Parghelia oggi abbiamo tenuto la gara anche a livello atletico, non solo a livello tecnico, contro questi del filogaso che l'anno scorso sono stati la rivelazione del campionato.
Quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, che dobbiamo continuare su questa strada perché non possiamo sciupare tutto, perché se noi pensiamo o facciamo le vittime perché, per recriminare dei punti persi e non guardiamo invece quelli che ancora ci sono da giocare, che possiamo conquistare, non facciamo meno punti. Quindi bene così, oggi è stata una grande partita perché potevamo vincere, perdere o pareggiare, quindi questo vuol dire che ce la siamo giocata fino all'ultimo, ed è questo che chiedo tutte le volte ai nostri ragazzi. Isidoro Leonardi, i tifosi lo chiamano semplicemente Isidoro, il guardiano del faro, il Tarzan del borgo Grecani Comelidese, anche oggi autore di una parata da campione risolutiva. Tanto buonasera a tutti. Eh sì, era importante fare i 3 punti quest'oggi perché venivamo da 2 risultati in cui secondo me meritavamo di avere almeno 4 punti in più, no? Che per quello che creiamo poi concretizziamo poco. Quindi era fondamentale la partita di oggi per riprendere il cammino. Sì, sono messo lì apposta per parare. Cerco di dare sempre il massimo per la squadra e per questa società che non ci fa mancare veramente nulla. Siamo un gruppo di ragazzi veramente, veramente unito e niente, speriamo di continuare così. Con un portiere così si può arrivare lontano. Ma dai, io faccio quello che ho sempre fatto durante questi anni, lo faccio con passione, lo faccio con impegno. Poi il calcio si sa, è uno sport di squadra, quindi se il gruppo gira e tutti girano, remiamo dalla stessa parte, io ho sempre detto che questa squadra non deve avere paura di nessuno e lo abbiamo dimostrato. Se invece poi cerchiamo di fare il tocchetto in più, di guardarci allo specchio, diventiamo vulnerabili come si è visto. Però io sono orgoglioso del gruppo che abbiamo e se giochiamo come sappiamo fare, non dobbiamo avere paura di nessuno veramente.